settembre 2015, tenuta di Zio Peppino qui a Catania in una giornata formidabile, un meteo assolutamente strepitoso, caldissimo, che ci fa un po' sudare, ma noi dobbiamo comunque mantenere in qualche modo la forma. Sono qui con Christian Palmieri, il responsabile commerciale della Saeco Vending, che intanto salutiamo. Grazie, buongiorno a tutti e un saluto anche a tutti gli spettatori di Vending TV. Ok, tu l'esordio televisivo l'hai fatto un bel po' di tempo fa, sei un po' arrugginito. Siamo ancora un po' da rodare a livello televisivo. Ma nel frattempo Christian, che è nel vending da molti anni, ha da qualche tempo assunto la direzione commerciale della Saeco Vending e diciamo anche che oggi ti trovi qui in questo evento legato all'argomento trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1 gennaio 2017 con delle new entry di Saeco Vending. Esatto, sono qua con le nostre due nuove new entry nell'ambito sia del marketing che del commerciale. La dottoressa Laura Nicolosi per quanto riguarda la responsabile del marketing e il responsabile dell'Italia per quanto riguarda il commerciale, Roberto Tarenzi. E allora spostiamoci su di loro, facciamo in modo da capire chi sono, cosa fanno, da dove provengono e qual è la loro mission. Laura, benvenuta davanti alle telecamere di VendingTV.it, questo è il tuo esordio televisivo. Saluta intanto tutti gli amici che sono all'altra parte. Grazie, buongiorno a tutti. E certo, l'esordio in televisione è il sogno di tutte le ragazze, finalmente arriva anche il mio momento. E bene, sì dai, è una nuova avventura che parte subito adesso, prossima settimana, come responsabile del marketing per Saeco Vending. Sono 10 anni, abbiamo fatto il conto prima, che sono in Philips, di cui i primi 6 trascorsi a Londra nella divisione Philips Avent, che si occupa di prodotti per la cura della mamma e del bimbo, sempre nel reparto marketing, e poi dal 2011 nel marketing B2C della Saeco, quindi nel macchine per il caffè. Adesso inizio anno è partita l'avventura nuova in Saeco Vending, in un altro reparto, adesso iniziamo col marketing e sicuramente ci concentriamo su quello che abbiamo fatto vedere anche prima ai nostri ospiti, e mantenere la presenza che è unica di Saeco in diversi settori, quindi dall'OCS, Oreca, Espresso tradizionale e il settore vending puro. Quindi abbiamo delle novità in tutti i settori. Per quanto riguarda il vending, continuiamo con la nuova linea Evo, con il lancio della Fedra, primo quarter del nuovo anno. E poi vogliamo lavorare ai componenti interni delle nostre macchine vending con particolare attenzione alla zona solubili mixer, alla zona gruppo macina caffè. Quindi veramente portare la performance del caffè ad un livello successivo. Non è un caso che poi tu vada a dire tutte queste cose, perché Saeco è uno dei marchi di riferimento per la distribuzione automatica. Chi conosce la storia della distribuzione automatica conoscerà certamente la super automatica Saeco, quella che state vedendo in questo momento in sovraimpressione, che è stato il precursore in questo settore. Ha agevolato tantissimo i piccoli gestori e la loro crescita, li ha avviati verso un percorso di sviluppo che negli anni è diventato ancora, o meglio, li ha fatti diventare ancora più grandi. Andiamo qui ora da Roberto. Roberto, è il tuo esordio televisivo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Fabio. Allora, nome e cognome l'abbiamo detto, la funzione l'abbiamo detta, chi sei? Da dove provieni, che cosa vuoi fare ora nei prossimi anni qui in Saeco Vending, perché tu certamente non sarai una meteora. Qual è la tua mission? La mia mission è quella appunto di ampliare, di appunto portare avanti quello che è il mercato di Saeco in Italia, quindi la mia, diciamo, posizione sarà quella di Sales Area Manager Italia. E dove provengo? Provengo dai sistemi di pagamento, da un'azienda come Estero Suzzo, dove sono stato per 8 anni e mi è stata offerta questa possibilità che ho preso, come si dice, al volo. E quindi proprio perché ci credo, perché è una scommessa e a me piace giocare. Un nuovo stimolo.
Sì, assolutamente sì, uno stimolo, quindi con, ripeto, nuovi stimoli e nuova forza da mettere in campo, ecco. E allora Roberto, voi avete composto una bellissima squadra nel frattempo, perché siete tutti giovani, tutti determinati, tutti pieni di voglia di fare, le macchine ci sono stati eliminati dei piccoli problemini che avevano dato qualche difficoltà ai gestori, ci sono delle ulteriori innovazioni che non possiamo ancora svelare, è vero? Giusto, arriveranno, dovete aspettare l'anno prossimo e seguirci. E seguirvi naturalmente attraverso gli strumenti di vendingnews.it, il quotidiano della distribuzione automatica, attraverso la rivista di approfondimento bimestrale Vending News, avrete naturalmente modo di saperne di più giorno dopo giorno, mese dopo mese, fino a quella che è considerata la fiera delle fiere per la distribuzione automatica Venditalia 2016. Salutiamoli uno alla volta, grazie Laura per la tua partecipazione. Grazie a voi, grazie a tutti, a presto. Grazie a tutti, a presto. E ora, vieni qui Christian, vieni qui, vieni qui. Ringraziamo anche te, anzitutto, che hai cercato di costruire negli ultimi mesi qualcosa di solido, importante e strutturato per il futuro in Saeco Vending. Saluta gli amici di vendingtv.it. Grazie mille, grazie a tutti e ci vediamo a Venditalia 2016. Noi nel frattempo però non abbiamo terminato in questa caldissima e bellissima giornata a Catania nella tenuta di Zio Peppino. Non andate via perché ci sono ancora tantissime interviste da farvi vedere.